Non siamo abituati a fare carestie senza il popolo di Dio. Però a me mi ha impressionato tantissimo, non so se ci avete fatto caso, quello che dice Daniele. Daniele si trova in esilio e questo tempo, per certi versi, è un tempo di esilio, cioè nel senso è un tempo in cui uno non può fare quello che vorrebbe. Ed è, secondo me, illuminante quello che dice Daniele, cioè come Daniele interpreta l'esilio. Daniele dice: questo è un tempo in cui dobbiamo riavvicinarci al Signore. È un tempo in cui dobbiamo cercare il Signore. E mi ha colpito quando stavamo scrollando che in un altro posto Daniele vuole contare i giorni. Dice: quanti giorni, quanti anni dobbiamo fare di esilio? Cioè, che intendeva Geremia quando diceva che dobbiamo fare 70 anni di esilio? E allora Geremia, ho trovato una cosa che mi è piaciuta. Geremia scrive una lettera agli esiliati. Cioè, c'erano dei profeti che dicevano: l'esilio non ci deve essere. Dio perdonerà, non ci sarà esilio, i nemici verranno scacciati. E poi c'era Geremia, che era il vero profeta, che diceva: no, Dio permette l'esilio. Allora c'era questa diatriba e il popolo voleva credere ai falsi profeti. E Geremia scrive una lettera agli esiliati. E la lettera dice così, perché io sento che è rivolta a noi. Dice: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, e costoro abbiano figli e figli. Lì moltiplicatevi e non diminuite, cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo dipende il vostro. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini, non date retta ai sogni che essi sognano, perché falsamente profetizzano nel mio nome, io non li ho inviati. Oracolo del Signore. Pertanto, così dice il Signore: quando saranno compiuti a Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, oracolo del Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Voi mi invocherete e ricorrerete a me, e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Mi lascerò trovare da voi, oracolo del Signore. Cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho dispersi. Oracolo del Signore, vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto deportare. Questa lettera io penso che il Signore ce la rivolge. Spero che non duri 70 anni questo periodo strano. Però certamente dice: è un tempo in cui mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Forse quando abbiamo tutto nella vita quotidiana, il nostro cuore sta in tante cose e non cerchiamo Dio con tutto il cuore. Forse in questo tempo Dio vuole che lo cerchiamo con tutto il cuore e Lui ci dice che si lascerà trovare.